La sola cosa sicura è che non rilevelo mai il bar dei miei. Piuttosto lo vendo. Vedi, René, questa frase andava bene. Io questo volevo leggere nei vostri temi. I vostri pensieri. Le vostre aspirazioni. Posso uscire? Tu oggi rimani seduto in classe. Come sarebbe? L'ho detto che devo uscire. E l'ho capito. E tu oggi rimani seduto in classe, lo sai perché? Perché il miglior tema che ho potuto riscontrare è il tuo. Secondo me, lui ha scritto delle cose molto interessanti. E adesso io ve le leggo, così scopriamo l'altra faccia del nostro amico Molteni. Mi piace dormire. Mi piace fare tardi la notte. Mi piace correre in moto. Mi piacerebbe avere una macchina, una Mercedes o anche il duetto. Il fuoristrada no, perché fa terroni. Non mi piace la scuola. Mi fanno schifo i professori. Tutti, eccetto il professore Franchini, ovviamente, che legge il tema. Non mi piacciono gli africani, i negri, i terroni. Raffaello, perché applaudi? Anzi, vattene a casa. Ma quando è che è diventata grande mai? Non mi piacciono gli africani, i negri, i terroni. Bisognerebbe risparmiarli a casa loro. Qui da noi non c'è lavoro per nessuno, figuriamoci per loro. In più, ci portano le malattie e la criminalità. Ma queste sono cose che in giro non si possono dire. Perché altrimenti ti dicono fascista, razzista. Che è tutta un'altra cosa e con questi problemi non c'entra nulla. Ma allora fa comodo così. Mi piace andare in barca a vela. Mi piace la settimana bianca. Mi piace rubare nei bar e negli autogrill dell'autostrada. Non mi piace quando la gente mi fissa. Non mi piacciono quelli che chiedono l'elemosina. Mi piacciono le cassette pornografiche e mi piace farmi le seghe. Non mi piace questo tema e non so cos'altro devo dire. Giorgio conclude dicendo: non voglio morire mai.